Ciao a tutti, io sono Martina e questo è Top Ten Nerd. Il video di oggi sarà la seconda parte del video collaborazione che ho fatto con Aris World, con il canale Aris World. Infatti, se vi ricordate, un po' di tempo fa feci un video proprio in collaborazione con lei chiamato Tipi di serie che amo e lei invece ha fatto i tipi di serie che odio. E per questo video invece diciamo che ci invertiamo i ruoli, io parlerò per l'appunto delle serie che odio e lei viceversa. Vi lascio il link del suo video qui sotto in descrizione e vi invito ad iscrivervi al suo canale e vi invito ad iscrivervi anche al mio se non l'avete ancora fatto e trovate anche il mio Instagram qua sotto in descrizione. Detto ciò, iniziamo subito col video. Che tipo di serie odio? Allora, partendo dai generi, non c'è un genere che odio in particolare, ma ho notato che generalmente non mi piacciono le serie TV dove come protagonisti ci sono i cattivi o gli antieroi, diciamo. Non tanto per un discorso di ehi, cattivi, mi stanno antipatici perché sono cattivi, anzi, io generalmente sono una grandissima fan dei villains, degli antieroi e simili, insomma. Però ho notato che come protagonisti non tutti li sanno trattare molto bene. Perché comunque una cosa che mi ha sempre affascinato è i villains, che sono sempre stati, diciamo, molto ben caratterizzati. Ma questa è una cosa, diciamo, principale, cioè caratteristica di tutti i personaggi secondari, in quanto secondo me è più facile caratterizzare un personaggio secondario che appare di meno, quindi fa quelle cose e quello è, che non un protagonista che appare più spesso e quindi è molto difficile poterlo caratterizzare bene. Infatti, diciamo che un eroe banale lo si può anche perdonare, diciamo, ma secondo me un villain o un antieroe banale non funziona, insomma. Quindi per questo solitamente le serie che hanno come protagonisti villains o antieroi non mi piacciono, tranne le serie della Marvel, quelle tipo The Punisher o Jessica Jones, quelle... Vabbè, la Marvel è sempre su un altro livello, insomma. E invece per quanto riguarda non i generi, ma proprio il tipo di serie, come sono fatte, insomma, che non mi piacciono, solitamente sono quelle serie un po' che non hanno nulla di nuovo. Come avevo detto nei tipi di serie che amo, a me piacciono le serie che hanno qualcosa di originale, qualcosa di mai visto prima, insomma, per cui odio invece le serie che per l'appunto mi sembra di averle già viste da qualche parte, non mi colpiscono in nessun modo, sono banalotte, insomma. E purtroppo, diciamo, questa è una cosa che accade sempre più spesso perché con il fatto che producono moltissime serie TV è abbastanza difficile fare qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima. Ma comunque, ovviamente, questo non è un discorso assoluto, ci sono tantissime serie ancora oggi molto originali che riescono a trovare delle idee molto particolari, quindi ovviamente non è un discorso assoluto. Però comunque sì, ci sono davvero diverse serie che mi infastidiscono perché mi sanno di qualcosa di già visto, che non mi colpisce o cose del genere. Altri tipi di serie che a me non piacciono sono quelle che non si rendono conto che la cosa più importante in una serie TV, ancora più importante della trama, secondo me, sono i personaggi. Una serie TV per me può avere la trama più particolare, più avvincente al mondo, ma se i personaggi mi stanno tutti sulle scatole, quella serie per me vale meno di niente, sinceramente. Perché per me, per l'appunto, i personaggi sono più importanti della trama, perché ok la trama che insomma, è importante, è la caratteristica principale della serie TV. Tu quando vai a vedere una serie TV leggi la trama, no? Però sono i personaggi ai quali leghi, non alla storia, insomma. Per cui per me, che in una serie TV ci siano tutti i personaggi che mi stanno sulle scatole, o comunque la maggior parte mi stanno sulle scatole, oppure ancora peggio che i personaggi magari sono pure simpatici, ma non hanno un minimo di caratterizzazione. Per me non esiste assolutamente la serie.
La abbandono appena mi rendo conto di questa cosa, perché è una cosa che non riesco veramente a sopportare, che i personaggi non siano fatti bene. Per me non esiste che io guardi una serie del genere, insomma. Allora, altri tipi di serie TV che non mi piacciono sono quelle serie TV, diciamo, incoerenti con loro stesse. Nel senso che sembra che fra una stagione e l'altra siano cambiati sceneggiatori che non hanno visto le stagioni precedenti e quindi non lo so, mi dà fastidio perché i personaggi si devono comportare in un certo modo, la storia deve procedere in un certo modo, per cui se la serie inizia a diventare, diciamo, incoerente con se stessa, a me dà un fastidio incredibile. Seconda stagione di 13. Vabbè, lasciamo perdere queste piccole frecciatine. Altri tipi di serie TV che mi danno incredibilmente fastidio, e con questo concludiamo, sono quelle serie TV storiche con gli errori culturali. Allora, a me le serie TV storiche piacciono un sacco. Se avete visto l'altro mio video, sapete che le ho messe fra le mie serie TV preferite. Ma se c'è una cosa che non tollero in una serie storica sono gli errori culturali. Allora, rivedere, diciamo, la storia mi sta pure bene. Mettere, diciamo, delle sottotrame un po' particolari, non essere proprio in linea con la storia vera, mi sta tanto bene, fino a quando non si fanno errori culturali e io ne ho visti a bizzeffe. Solitamente fanno errori culturali inserendo il politically correct, anche su questa cosa ci ho fatto un video se lo volete andare a vedere. Ad esempio, in Troy, una nuova serie della BBC America che non si smentisce mai, ha fatto questa serie TV con Achille Nero e culturalmente, storicamente, è impossibile che i greci si fossero immaginati Achille greco. Quindi è una cosa che mi dà incredibilmente fastidio, spiego tutti i motivi nel video del Politically Correct, vedetelo senza che mi stia a dilungare più di tanto anche qua. E quindi sì, cioè mi va bene rivedere la storia, mi va bene le sottotrame inesistenti, però errori culturali no, per favore. Ok, comunque detto ciò, questi sono i tipi di serie TV che odio. Fatemi sapere quali sono le vostre serie TV che non, i vostri tipi di serie TV che non vi piacciono. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale di Harry's World e noi ci vediamo alla prossima!